Entusiasmo di livello internazionale alla Buonaiuto Somma di Mascalucia in occasione del secondo giorno di stage firmato Top Players Management. Il giorno del profeta Hernanes, un simbolo del calcio italiano per 7 anni tra Juve, Lazio e Inter, nazionale carioca, oltre 600 presenze, 100 reti in carriera. È stato accolto così nel pomeriggio del 19 luglio, sorprendentemente piovoso, ma che non ha frenato la carica degli oltre 60 iscritti allo stage. Un ospite d'eccezione, Hernanes, da poco ritiratosi dall'attività di calciatore, pronto a intraprendere quella di procuratore, è la seconda figura di livello coinvolta nella 4 giorni di questo stage dedicato a giovani calciatori nati tra il 2002 e il 2010, un evento curato nei minimi dettagli dalla società di consulenza sportiva, la Top Players Management, appunto, che si è occupata dell'organizzazione nel segno del lavoro dei presidenti Angelo Barbagallo e Riccardo Saia. Oggi 20 luglio toccherà a Piero Infantino, uno degli allenatori più esperti del calcio siciliano e non solo. Sentiamo intanto Hernanes, prima delle consuete partite pomeridiane che hanno visto in scena diversi gruppi di atleti divisi per età. È arrivato l'invito dai ragazzi, del Top Player Management, e mi ha detto del progetto, che c'erano giovani che aspiravano a essere giocatori. Mi è venuta la voglia di venire a trovarli per dare una giusta motivazione, per dirgli che con la passione, con la voglia e tanta, 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 tanta pratica, allenamenti, la voglia di migliorarsi, si può diventare un uomo migliore, una persona migliore e di conseguenza anche il calcio si può arrivare a certi livelli e mi faceva piacere e qui sono venuto. Tu avevi iniziato su campi appunto in terra battuta, quindi diciamo non campi, diciamo dove poi hai effettivamente calcato, no? E hai spronato i ragazzi a continuare a crederci perché l'occasione è sempre dietro l'angolo, specialmente in un mondo oggi che c'è molta comunicazione, molti video, c'è possibilità di farsi vedere in giro. Sì, quello è il messaggio che volevo dargli, che anch'io quando mi sono riportato indietro nel tempo mi riportavo nella stessa situazione loro, o se no ancora indietro perché appunto era un campo non come questo qua bello, di erba sintetica, però era terra battuta, due palloni diciamo quelli non belli. Comunque la voglia di giocare, la voglia di continuare a crederci, era quello che mi faceva portare avanti, andare avanti e inseguire il sogno, il proprio desiderio di diventare un giocatore professionista e quindi non ci sono scuse. Certamente capitano delle cose che nessuno lo può prevedere, però tanto, tanto, tanto passa da noi, dalla nostra forza di volontà. Qua in Italia il calcio giovanile, la base è i giovani, i ragazzi, quindi va allenato, va seguito molto bene. Vanno dati gli input perché loro abbiano la motivazione di voler diventare dei campioni, perché è quello che manca. Adesso viviamo in un contesto culturale dove, come hai detto, le social media ci distrae tanto, si gioca di meno. Ha meno voglia, meno passione e dedizione. Bisogna investire e portare la motivazione perché loro non vogliono stare in casa con il telefono in mano o con i videogiochi in mano, ma stiano nei campi, per strada, che giochino. Invece il futuro di Hernanes? Ancora non lo so, io quando giocavo sapevo sempre cosa volevo, dove volevo arrivare. Adesso il calcio non c'è più nella mia vita e sono un po', diciamo, senza il nord, però in questo momento io nel presente rimango impegnato, rimango impegnato e valutando, pensando cosa sarà del mio futuro. Però comunque sarò qua in Italia, sono qua in Italia, vicino ad Aste, Montalto di Scarampia, lì mia residenza. Sono a Torino, Piemonte, via. Quindi vedremo.